a difendere in parità numerica e a rimettere a posto le cose. Una buona partita, un bello spettacolo, il pubblico si sarà sicuramente divertito. Alla fine io vado a casa, dormo poco, domattina vado all'allenamento, si cerca di fare un discorso alla squadra che sia corretto, perché poi in queste situazioni qui è il morale che ti rimane addosso, che non è tanto il risultato, non è tanto la prestazione. Quando si dice l'entusiasmo, quando sei in un momento positivo, si vedono le squadre che fanno 3-4 risultati anche importanti perché sono in un momento, perché hanno entusiasmo, le cose gli riescono più facilmente. Diventa più qualitativo tutto quello che dici, tutto quello che fai, tutto quello che tocchi diventa più bello. Quando invece c'hai il momento di tensione, quando invece c'hai il momento di difficoltà, si vede, come ci è successo anche nell'ultimo periodo, fatichi, poi l'episodio ti va contrario perché hai paura che ti succeda quello, e quando hai timore che quello è che ti viene addosso. Per cui è quello lì più che altro, perché era un risultato importante che faceva svoltare la squadra sotto l'aspetto poi anche della classifica. Abbiamo sentito un po' in televisione il suo scontro dialettico con Caressa, eccetera. Vorrei chiederle non tanto del fallo di mano che non ci sarebbe stato o che non c'è stato di De Ambrosio, vorrei chiedere cosa invece pensa di questi fischi arbitrali su mani che magari non sono proprio o volontari o sono in elevazione, magari c'è una spintina dietro. Ecco, vorrei sapere su quello un argomento più ampio e non sull'ultimo particolare sul quale sicuramente lei ha ragione. No, allora, dei parametri di valutazione sono stati fatti, ci sono, perché poi dice non diamoli più, diamoli più. Se una palla parte da 30 metri e quello si fa trovare con il braccio per aria e colpisce la palla, la situazione è scomposta, prendi la palla per aria. Poi se a lei glielo danno contro è così, se glielo danno a favore dice che è giusto, perché no? Le mani devono essere naturali, devono essere lungo il petto. Si è chiesto quando si va dentro l'area di rigore bisogna avere le braccia dietro, perché c'era dei miei calciatori, la palla partiva al cross, andavano ad affrontare con le mani, gliene faccio vedere a decine anche di altre squadre, con le mani dietro il petto, poi la palla va in aria, si girano e continuano a correre con le mani dietro il petto e uno fa meno strada, è meno dinamico e via dicendo. Allora si è detto ma bisogna tenere le braccia, no, le braccia vanno tenute lungo il corpo, non è il rigore, non è il fallo, basta che siano naturali, giondoloni al corpo, parallele al corpo. E poi ci sono dei parametri dove le hanno spiegati tutte le volte che si va lì, per cui se ve li fate mandare ce l'avete anche voi e diventa normale. Poi io non mi sono scontrato con nessuno, litigata, scontro, fa parte, si chiarisce come deve essere. In questo caso qui non potrebbe essere, il primo è fallo di mano, poi se è rigore o no questo lo decida lei, perché ho visto ha fatto l'arbitro le ragioni, no, non è affatto l'arbitro, mi sembrava di sì. Per cui lo decida lei, quello ha il braccio per aria, quell'altro è petto perché si vede anche la maglia, gli si muove. Beh, eravamo 40 lì intorno alla telecamera che ha fatto e tutti hanno visto il petto, perché si è visto tutti, anche loro, anche i giocatori della Fiorentina poi sono convinti, petto. Per cui potrebbe essere che ha tirato vento. No, e quindi io non lo so quello ma mi sembra che non vi sappiate le regole, dottoressa, perché quello lì è rigore, quello lì, per quello che è la dicitura sul regolamento arbitrale, braccio per aria, così con palla che parte da lontano,
E quindi la domanda era questa, sì. E quindi ha dato rigore. È andata via. È andata via.